Ed eccoci arrivati in Malesia, un paese che ci ha conquistato con i suoi colori, i profumi inebrianti e una cultura che sembra un mix perfetto di tutto il mondo, che ha saputo accoglierci e farci sentire a casa in modi che non ci aspettavamo. Ogni città, ogni angolo sembra raccontare storie di viaggiatori, commercianti e culture che qui si sono incontrate, intrecciate e amalgamate nel corso dei secoli. Dopo l'avventura in Sri Lanka siamo atterrati a Kuala Lumpur e da lì è iniziato un viaggio che ci ha portato in luoghi davvero indimenticabili. La nostra prima tappa è stata Malacca. In ogni angolo si respira l'eredità di epoche diverse, dai portoghesi che arrivarono nel 1511 agli olandesi fino agli inglesi. Questa città ci ha rapiti, con la sua quiete e il suo fascino sospeso, come se fosse un ponte tra il vecchio e il nuovo mondo. La Malesia ci ha lasciato una sensazione di serenità, come se in ogni angolo ci fosse un invito a fermarsi, respirare e lasciarsi ispirare dai suoi mille colori, dai profumi delle spezie e da una multiculturalità che ti abbraccia senza pregiudizi. Siamo pronti a portarvi con noi in questo viaggio unico. Benvenuti in Malesia. Dopo settimane di povertà assoluta in Sri Lanka, finalmente è arrivato il primo albergo normale. Possiamo anche girare dei porno a quanto pare, perché abbiamo una vasca con tanto di vetro, anche la doccia, incredibile. Signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, nuovo paese sbloccato, perché ieri abbiamo lasciato lo Sri Lanka e siamo, come dimostrano le bandiere dietro di me, arrivati in Malesia. Bandiera sventolante della Malesia e questa invece è la bandiera meno sventolante della città di Malacca. Ci troviamo infatti a Malacca. Ieri, appena atterrati con il nostro volo da Colombo, dallo Sri Lanka, abbiamo preso un transfer con day trip che ci ha portato in un'ora e mezza circa qui. Oggi esploreremo Malacca e poi ci sposteremo nuovamente ancora più a sud verso Singapore. Ecco, una delle caratteristiche principali di Malacca è quella di avere questi carrettini che ovviamente andremo sicuramente a prendere. Sono degli iconici risciò a tre ruote che caratterizzano soprattutto il centro città per spostarsi e rendere un po' folcloristica l'esperienza di visita. Ora ci stiamo dirigendo verso la parte alta, stiamo andando alla St. Paul Church, che è la chiesa più antica di Malacca. Qui dietro di me c'è la porta di Santiago, chiamata anche A Famosa, che costituisce quello che rimane della vecchia fortezza, che era stata costruita nel 1512 appunto dai portoghesi. Fondata nel XV secolo, Malacca è stata una dei porti più importanti del sud-est asiatico. Fu conquistata prima dai portoghesi, poi dagli olandesi e infine dagli inglesi. Per questo possiamo ammirare un'eredità culturale unica e un mix di influenze europee e asiatiche. Ed eccoci arrivati nella St. Paul Church, questa è la chiesa che domina dall'alto la città di Malacca, meravigliosa, possiamo riconoscere facilmente l'impronta portoghese se come noi avete visitato il Museo do Carmo a Lisbona, che era molto forse più affascinante anche per la manutenzione, per come era il contesto paesaggistico in cui si trovava, ma comunque questa è meravigliosa allo stesso modo, fantastica. Questa chiesa è stata costruita dai portoghesi e distrutta dagli inglesi. All'interno possiamo trovare delle pietre tombali di defunti olandesi e le scritte sono in latino e in olandese. La chiesa di San Paolo si erge su una collina che domina Malacca. Rappresenta un simbolo delle radici cattoliche lasciate dai portoghesi. Oggi rimangono le sue suggestive rovine, archi senza tetto e pietre tombali che raccontano storie di marinai e coloni. Dal piazzale della chiesa possiamo godere di una vista panoramica sulla città e sullo stretto. Ora comunque abbiamo abbandonato l'alto, ci siamo spostati invece qua nella piazza più importante della città, perché ci troviamo a St. Christ Church. Qui è la Piazza Rossa, che ovviamente non ha nulla a che fare con posti dell'ex Unione Sovietica o con la Russia,
ma siamo venuti qua perché appunto c'è questa meravigliosa piazzetta tutta dipinta di rosso, splendida, con la chiesa. Che dire, molto bella la Piazza Rossa qua, molto bella anche la chiesa da fuori, dentro abbastanza deludente. Non a caso l'ingresso è gratuito e lode a Dio per questo. Ora ci stiamo spostando a Chinatown, come facilmente intuibile. Che roba, sembra di fare un salto subito in un altro paese. Una delle cose tipiche da poter fare qui a Malacca è quella di prendere anche un traghettino e farsi il giro del canale. Infatti, molti secoli fa Malacca veniva definita anche la Venezia dell'Est. Questo perché era un punto nevralgico tra Occidente ed Oriente per tutti gli scambi commerciali. Fino a quando non è arrivata Singapore ad oscurare tutta l'importanza e la fama di Malacca, e quindi il centro si è spostato del commercio da qui a Singapore. Comunque molto ma molto bello. Tutto questo avviene poi qui nel giro di pochissimi passi. Noi eravamo là alla Piazza Rossa e qua in soli due passi dalla Piazza Rossa ci ritroveremo immersi in Cina. La Chinatown di Malacca è un viaggio attraverso la storia e le tradizioni. Questo è il frutto più puzzolente del mondo, tant'è che in albergo ci hanno anche vietato di introdurlo. Ci hanno fatto firmare un foglio dove affermavamo di non introdurre il durian all'interno della nostra stanza, visto il suo odore nauseabondo, però lo proveremo. C'è anche il gelato al durian, incredibile. Dopo il tempo trascorso in Sri Lanka sembra quasi un miracolo vedere del traffico e non sentire nessun clacson suonare. E come vedete qua il durian va veramente forte, in ogni salsa. Il centro città di Malacca è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, così come è stato premiato questo tempio per la qualità del mantenimento nel tempo, che ora andremo a vedere. Ora siamo a Cheng Hong Teng, è il più antico tempio cinese di Malacca. Nel 2003 gli è stato dato un premio dall'UNESCO per l'importante restauro architettonico. Qua vengono praticate tre discipline, il confucianesimo, il taoismo e il buddismo. Il tempio di Cheng Hong Teng risale al 1645 e rappresenta un perfetto esempio dell'architettura tradizionale cinese. Dedicato alla dea della misericordia, il tempio è un mix di elementi del taoismo, confucianesimo e buddismo. Qua possiamo percepire un'atmosfera di pace e rispetto, in contrasto con l'energia vibrante di Chinatown. Ogni dettaglio, dai pilastri scolpiti ai dipinti murali, racconta una storia di devozione e legame con le tradizioni cinesi. Noi eravamo giusto qua dentro questo tempio premiato dall'UNESCO, giù sentirete sicuramente il richiamo del Muazzin, e noi siamo qua di fronte al tempio premiato dall'UNESCO, che invece è un tempio buddista, tutto nello stesso quartiere. Molto bello, finalmente abbiamo l'anima totalmente in pace. Comunque qua a Malacca potremo poi andare ad ammirare anche i vari graffiti che ci sono in giro per il centro città. Per la parte di street art, per quanto ce ne sia qui a Malacca centro, in realtà dicono che sia molto più suggestiva Georgetown, dove teoricamente avevamo valutato di andare in aggiunta, ma poi abbiamo optato per altro, che vedrete presto qua sul canale. Quindi se non volete perdere tutti gli aggiornamenti che arriveranno, iscrivetevi qua in basso a destra e attivate la campanella. Lasciamo il cuore storico di Malacca per dirigerci verso The Shore Sky Tower. Ma prima ci fermiamo per una breve pausa pranzo, ravioli fumanti che ci portano subito ai sapori della tradizione cinese. Dopo un tipico pasto asiatico abbiamo deciso di rispostarci a circa 2 km di distanza. I movimenti qua sono facili da fare utilizzando Grab, non c'è Uber. Siamo venuti al The Shore Sky Tower perché da qui possiamo ammirare una splendida vista su tutta la città di Malacca. The Shore Sky Tower ha un costo di soli 5 euro a persona, almeno durante la settimana, e si arriva al livello 42, dopodiché si prende l'ascensore per andare al piano sopra
ovvero il livello 43. Una rampa di scale e siamo arrivati al livello 43 e da qui abbiamo tutta la vista a 360 gradi su Malacca. Quella giù sullo sfondo è l'altra torre che abbiamo visto questa mattina, che ha la base girevole, come noterete. Diciamo che questo primo impatto con la Malesia ci sta davvero piacendo e tanto. Ne avevamo davvero un gran bisogno. The Shore Sky Tower è uno degli edifici moderni più iconici della città. Dalla sua terrazza panoramica possiamo vedere come il passato e il presente si incrociano in questa straordinaria città. Prima di abbandonare definitivamente la città di Malacca e spostarci a Singapore, volevamo giusto dare uno sguardo alla moschea galleggiante qua di Malacca, che quando c'è l'alta marea diventa, sembra quasi, un isolotto con sopra la moschea. Piccolo dettaglio che non possiamo entrare adesso perché in questo momento c'è l'ora della preghiera e quindi addirittura non ci si può proprio avvicinare alla moschea. Come vedete qua c'è proprio il cartello, ora è l'orario della preghiera, chiusa ai visitatori, quindi la riaprono poi dalle 5:30. E quindi niente, possiamo procedere direzione Singapore perché da Malacca ci aspetteranno circa 3 ore di viaggio con anche il passaggio della frontiera.